All'assemblea degli industriali lecchesi con questa intervista al presidente di Confindustria Lecco, Giovanni Maggi. Eccolo. Giovanni Maggi, presidente della Confindustria di Lecco. Il titolo di questa vostra assemblea è proprio Ripartiamo dai giovani, un tema delicato in un momento in cui si parla molto di disoccupazione giovanile. Il motivo è proprio questo: abbiamo in Italia una disoccupazione giovanile sotto i 30 anni che tocca punte superiori al 40%. Quindi da 2 anni a questa parte, da quando sono stato eletto presidente di Confindustria, facciamo molte iniziative verso i giovani. Abbiamo creato la Fondazione Badoni per la cultura industriale Badoni, sostanzialmente un grosso aiuto all'Istituto Tecnico Badoni che forma poi tecnici per reti industriali, quindi persone che poi andranno a lavorare in molti casi nelle nostre imprese. Abbiamo creato un altro momento di confronto con loro che si chiama Confindustria for Young Generation, che viene fatto una volta all'anno, vengono portati dei testimonial che sono delle persone adulte che però raccontano il loro percorso di vita e come hanno fatto ad arrivare ad un certo successo. Manfrost è stato uno degli ultimi, per esempio. E anche qui abbiamo deciso di dedicare la nostra assemblea all'industria ai giovani e lanceremo un progetto nuovo di 40 borse di studio per i giovani. La situazione economica del momento è difficile, ci sembra giusto come Confindustria dare una mano alle nuove generazioni investendo dei soldi sui giovani. Si parla anche di staffetta tra giovani e meno giovani, in questo periodo alcuni l'hanno messa in discussione, lei cosa ne pensa? Io penso che il ricambio generazionale sta nella logica delle cose e quindi sia nella politica che nelle imprese è giusto che in maniera graduale si proceda verso un ricambio generazionale. Impensabile mantenere una struttura granitica con persone anziane che gestiscono il paese, impensabile metterle solo dei giovani, secondo me l'equilibrio si trova a metà, quindi il favorire un processo che porta lentamente le nuove generazioni ad arrivare a occupare posti importanti nell'industria, nella finanza, nella politica, dal mio punto di vista è il progetto più logico in assoluto. Lei ha detto però che servono riforme e stravolgere la riforma Fornero, da sì. Che punto di vista? Perché la riforma Fornero in realtà, allungando i tempi in uscita, ha tolto la possibilità alle imprese di assumere, quindi noi vogliamo che ci sia una legge del lavoro molto più flessibile e che dia opportunità ai giovani di essere assunti. Per essere possibile questo non bisogna creare delle barriere in uscita allungando i tempi, ma bisogna accorciarli. A Lecco è successo questo? È un po' frenato anche qui a Lecco? È successo in tutta Italia, che ci sono state pochissime assunzioni dei giovani perché il contesto non è più favorevole, in più c'è il problema appunto dell'economia che non va bene e questa legge Fornero non favorisce l'inserimento delle nuove strutture.